Pierangelo Buttafuoco, che tra l'altro è siculo, quindi come dire, conosce molto bene quelle terre e sa cosa vuol dire il rapporto col mare. Vedi, il comandante De Falco ha ricordato un dettaglio. Erano nudi, nudi i corpi dei naufraghi trovati in mare, ma erano nudi anche quelli ritrovati nell'imbarcazione, perché il composto che si genera tra l'urina e il carburante corrode gli abiti e brucia. E vorrei ricordare un dettaglio ulteriore a riprova di quella che è la potente fatica di misericordia di Lampedusa. Sai cosa accadde? Accadde che i lampedusani fecero a gara tra di loro a cercare vestiti per dare un ultimo abito a quei morti. Una scena commovente e toccante che li vide impazzire come formiche, ognuno ritornare a casa a recuperare dei pantaloni, una gonna, una giacca, una camicia, per ricoprire quelle persone. E io spero che un giorno, io ho scoperto queste cose attraverso un libro fondamentale, un libro di cui nessuno parla, dove ho conosciuto anche l'avventura professionale, la fedeltà a Ippocrate, che ha sottoscritto Bartolo, che è Appunti per un naufragio di Davide Nia, un libro che stranamente non è diventato poi popolare come popolari sono stati nel momento in cui di questa tragedia bisognava fare una speculazione politica. E lì sono venuto a scoprire anche il fatto che questi un eroe che dovremmo raccontare definitivamente, sai chi è stato? Il custode del cimitero di Lampedusa. Perché quando abbiamo visto quelle immagini, Bartolo lo sa bene, e anche il comandante De Falco, che è un uomo di mare, lo può immaginare, le telecamere perfino non riuscivano ad avvicinare, tanto ormai la decomposizione, la morte, aveva catturato tutta quell'area. E il custode del cimitero di Lampedusa, lo racconta benissimo Davide Nia in Appunti per un naufragio, si fece carico, sai come, andando a recuperare nell'orto di casa sua, strappando tutte le foglie di allora, e come un bandito del Far West se ne fece un fardello, una maschera per poter respirare e vestire quei morti. Questa è la storia di Lampedusa. Allora, questo libro, fatelo vedere il libro, perché tutte le volte che scopriamo un nuovo libro c'è una bella notizia della nostra vita, quindi ce l'ha segnalato adesso Pietrangelo Buttafuoco e sono felice di farlo vedere, peraltro è pubblicato da Sellerio con una grande casa editrice siciliana.